Buongiorno e benvenuti a tutti a questo nuovo tutorial Comelit che tratterà nella fattispecie gli aspetti di connettività della centrale SecureHub Hub32LCD. Come abbiamo già visto nel primo di questa serie di tutorial, la connettività è configurabile anche da tastiera grazie al wizard o dal menu dedicato. In questo caso vedremo la configurazione un po' più approfonditamente realizzata dal software Hub Manager, che appunto è il software dedicato alla programmazione di SecureHub. Apro dunque il software e nel caso avessi ovviamente già un progetto dedicato a questa centrale, lo apro. Nel mio caso il progetto è SecureHub Uffici e lo trovate qui aperto. Dunque, la centrale ha molteplici canali di comunicazione attraverso i quali può notificare utenti piuttosto che vigilanze o numeri di telefono dei vari eventi e dei vari accadimenti. Ovviamente con maggior risalto all'aspetto degli allarmi. La centrale è dotata di connettività Wi-Fi ed Ethernet onboard, quindi sono già integrati nella scheda madre, ed inoltre è possibile aggiungere moduli GSM in tecnologia 2G e 4G. Ora vedremo passo passo la configurazione di questi canali di comunicazione e quali vantaggi possiamo trarre da ognuno di essi. Tutta la configurazione della parte di connettività avviene dal menu di Hub Manager Comunicatore. Abbiamo una serie di tab qui sopra che appunto definiscono quale sezione io sto andando a configurare. Partirei senza dubbio dalla configurazione del Wi-Fi, entro quindi nel tab Opzioni Wi-Fi. Il Wi-Fi è un tipo di connettività che dà anche accesso ovviamente a internet e di conseguenza al cloud Comelit. È molto comoda perché ovviamente non mi dà vincoli alcuni sul posizionamento della centrale in casa mia. È ovvio che devo avere una copertura sufficiente del wifi, poi vedremo anche come fare un test della copertura. Quindi, una volta selezionata il tab Opzioni Wifi, premo il tasto Ricerca reti. La centrale fa una scansione di fino a 100 reti wifi. In questo caso siamo in un ambiente di sviluppo, ne vedrete listate molte, e quindi ci tiene qualche secondo. Basterà sceglierne una e inserire la password per avere la centrale connessa. Io mi connetterò alla rete Comelit RND. Ecco qui, inserisco la password e premo connetti. La centrale mi avvisa che la modalità Access Point verrà disabilitata, in quanto la centrale può funzionare anche in modalità Access Point, ad esempio per dialogare direttamente con delle telecamere Wi-Fi. Io premo semplicemente OK perché voglio che il Wi-Fi venga configurato per l'accesso a internet. Ecco quindi che la connessione sta per avvenire, verrò avvisato a breve dal flag che compare nella colonna dedicata alla connessione. Benissimo, in questa fase il wifi di fatto è già connesso, la centrale naviga a questo punto e si starà già connettendo anche al cloud di Comelit. Come prima operazione farei un test per verificare la qualità del segnale, in questo caso eccellente, 4 su 4, e qui sotto dovessero servirmi per connettermi alla centrale su rete locale, trovo anche i parametri IP di questa connessione. Premo interrompi e chiudo. Una volta configurato il wifi, potrei già controllare se l'accesso al cloud è avvenuto con successo. Per fare questo, la centrale dispone di un potente strumento di real time che trovo in strumenti, controllo centrale real time. Andando nell'ultimo tab chiamato servizi, troverò tutta la prima colonna legata al cloud compilata con tutti i flag. E nella tipo di connessione cloud, in questo caso, troverò Wi-Fi, in quanto fino adesso è l'unico canale che ho configurato. Quindi tutto ok, non ho nessun tipo di errore cloud, in quanto tutte queste caselle sono vuote, tutto funziona regolarmente. Interrompo e chiudo. Parlando di molteplici canali di connettività, dovremo sicuramente anche andare a parlare di GSM e di Ethernet.
Voglio però prima fare un piccolo appunto riguardo al canale prioritario da utilizzare. Questa è una selezione molto importante da fare e avviene dal tab Opzione invio eventi. In sostanza, qui io scelgo quale canale la centrale debba usare prioritariamente per le segnalazioni che sfruttano la connettività internet, quindi per esempio la comunicazione verso le app, protocolli digitali magari verso le vigilanze e così via. Quindi qui scelgo semplicemente se predirigere una connettività di tipo TCP/IP, quindi Wi-Fi o Ethernet, o la connettività di tipo GSM. In questo caso ho connesso il Wi-Fi e diventerà il mio canale primario, quindi scelgo TCP/IP. Benissimo, supponendo che in questa centrale io voglia anche andare ad installare un canale di backup, utilizzerei senza dubbio il canale GSM con una SIM dati oppure dati più voce nel caso io voglia anche ricevere delle telefonate a seguito degli eventi di allarme. Quindi entro nelle opzioni GSM, in questo caso ho inserito una SIM Vodafone nel modulo 4G che è montato in centrale. Scelgo la mia compagnia telefonica Vodafone e la centrale, o meglio il software, mi propone la compilazione automatica dell'APN. L'APN è questo parametro che serve alla navigazione internet via rete dati. Quindi ecco qui l'APN è automaticamente compilato, mobile.vodafone.it. Benissimo. In questa fase di compilazione non mi resta che inviare la configurazione. Sto inviando la pagina relativa al comunicatore, quindi tutta la configurazione che ho fatto del Wi-Fi e del GSM. Qualche secondo e la pagina viene inviata alla centrale. Una volta effettuata questa operazione, andremo nei parametri di sistema per abilitare il modulo GSM, altrimenti non verrà abilitato. Quindi invio dei parametri stato completato, chiudo la mia pagina. Per abilitare il modulo GSM, che è un modulo quindi non è integrato in centrale, si va nei parametri di sistema, nelle opzioni generali, troverò un flag dedicato al modulo GSM. Eccolo qui. Anche qui invio i parametri di sistema. In questa maniera anche il mio modulo GSM sarà abilitato alla rete dati ed ovviamente anche alla rete, diciamo, voce. In caso di mancanza del Wi-Fi, la centrale in pochissimo tempo passerà al canale di backup e quindi andrà, a parlare al cloud piuttosto che a internet, attraverso la rete dati. Invio i parametri di sistema, forse l'avevo già fatto, perdonatemi, e chiudo. Benissimo, in questa maniera la centrale è già dotata quindi di due canali, cosa più che consigliabile, avere sempre un canale prioritario ed un canale di backup. Ora vedremo la configurazione, se avessi, diciamo, la centrale vicina al router di casa o comunque vicino a una connettività di tipo Ethernet, quindi via cavo, c'è anche questa possibilità. Sempre nel menu comunicatore ho il tab opzioni Ethernet. In questo caso è molto semplice. Essendo la centrale dotata di connettività di tipo cloud, non si ritiene necessario fare operazioni di port forwarding sul router, quindi complicate operazioni di installazione, lasciamo la centrale in DHCP, quindi autonomamente le verrà assegnato un indirizzo IP. In questo caso la centrale, quindi flaggo il checkmark abilita DHCP, ottiene indirizzo IP automaticamente. Anche qui per invio la pagina e andrò poi a abilitare la porta Ethernet sempre nelle opzioni dei parametri di sistema. Qui va fatta una precisazione molto importante. In presenza di entrambi i tipi di connettività, Ethernet e Wi-Fi, la centrale dà la priorità alla connessione Ethernet, ritenuta, diciamo, più sicura, essendo una connessione cablata e non wireless.
In questo caso, quindi, io adesso non collegherò davvero la presa Ethernet, ma vi voglio solo mostrare dove va abilitata. Quindi, dovessi usare la centrale con il cavo Ethernet per Internet, entro in opzioni generali e abilito la porta Ethernet da qui. In questo caso non lo faccio, voglio continuare ad utilizzare la centrale in Wi-Fi, e quindi ho solo mostrato come fare. Bene, dal momento in cui la centrale naviga, come ho detto prima, la centrale accede anche al Comelit Cloud. Rispetto al Comelit Cloud ci sono alcune funzionalità molto interessanti per l'installatore, quali ad esempio la possibilità di raggiungere dal software ogni centrale che l'installatore ha sul campo attraverso appunto il cloud, senza quindi necessità di operazioni sul router delle case in cui poi le centrali risiedono. Questo link tra le centrali e l'account dell'installatore avviene in questa modalità. Innanzitutto devo essere loggato in Hub Manager, quindi qui in alto a destra trovo la sezione da login, in questo caso io sono già loggato. Procedo, no, mancava la password, inserisco la mia password. Ovviamente questo può avvenire se io sono un account già registrato nel portale, diciamo, Comelit Professional, altrimenti dovrei passare a creare un nuovo account con l'apposito tasto. Nel mio caso l'account è già creato, mi basta inserire email e password e premere accesso. Benissimo. Per collegarmi a questa centrale alla quale io in questo momento, come vedete, sono collegato soltanto attraverso la porta COM, quindi semplicemente con il cavetto USB, per connettermi a essa attraverso cloud anche quando, ad esempio, sarò in un altro ufficio o comunque in un altro posto via cloud, devo chiedere localmente da tastiera un codice temporaneo di 5 cifre, un codice alfanumerico di 5 cifre, che mi permetterà di effettuare il link. Passo quindi alla tastiera, devo digitare il codice utente finale, in quanto diciamo, in teoria è a lui che va richiesta l'autorizzazione, diciamo, ad accedere da remoto al dispositivo. Entro nel menu Parametri generali e seleziono la voce. Dunque, codice attivazione software. Grazie a questo codice, che mi verrà rilasciato in pochi secondi, eccolo qui, SQG7D. Benissimo. Io entro sempre nel ramo comunicatore, opzioni cloud. In questa sezione programmazione dell'attivazione dal cloud, scelgo l'opzione con PIN. Ecco qui il campo in cui inserire il PIN che è stato appena generato, SQG7D. SQG 7D. Premo OK ed esegui. In questo momento è inviata una richiesta di registrazione che permetterà appunto di collegare la mia centrale al mio account. Il messaggio infatti è registrata, registrazione effettuata con successo. Chiudo. Qui sotto mi è comparsa, come vedete, un tipo di connessione con il simbolino della nuvoletta, quindi del cloud, con un nome centrale allarme. Questo nome, lo ricordo adesso, avrei dovuto ricordarlo prima, è un nome che va scelto arbitrariamente, nel menu parametri di sistema. Eccolo qui, centrale allarme, in modo tale che ogni centrale sia distinguibile dalle altre quando ne dovessi avere più di una. Questo cosa significa? Che anche quando vorrò lavorare dall'ufficio per controllare lo stato di questa specifica centrale, lo potrò fare da remoto, quindi attraverso il Cloud Comelit, senza nessun'altra operazione. Ora faremo un esempio, andrò ad esempio a leggere una delle pagine che vediamo qui attraverso appunto la funzionalità cloud. Leggiamo la pagina, per esempio, agenda. Ok.
premo ricevi. In questa maniera io sto colloquiando con la centrale a cui in precedenza ero collegato in USB attraverso il cloud, quindi in realtà la centrale è qui accanto a me, ma la comunicazione sta avvenendo attraverso il cloud Comelit con tempistiche molto, molto rapide, assolutamente. La ricezione dell'agenda impone anche la ricezione di ulteriori pagine per la consistenza della database. Ecco qui che in 25 secondi ho potuto ricevere la pagina. Dove trovo tutte le mie centrali alle quali mi sono associato in questa maniera, in questa modalità? Seleziono strumenti, opzioni, nel tab in cui io scelgo come comunicare con la centrale per la programmazione ho quindi le mie solite tre opzioni, porta seriale per utilizzare un semplice cavetto USB localmente, TCP/IP se volessi ad esempio utilizzare la rete locale Wi-Fi per parlare con la centrale o altre soluzioni, e l'opzione cloud. L'opzione cloud mi permette di aggiornare la lista degli impianti a me assegnati, in questo caso io ne ho alcuni, centrale allarme so che è quella che, alla quale mi sono appena associato, quindi basta selezionare ok, la mia selezione comparirà in basso a destra. In questo momento è quindi stata stabilita la connessione tra il mio software Hub Manager e la centrale che, alla quale mi sono abilitato per la programmazione via cloud. Questo in sostanza è tutto quello che è necessario sapere per una configurazione operativa della connettività della centrale. Quindi ricapitolando, connettività Wi-Fi, connettività Ethernet, connettività GSM con possibilità di scegliere quale canale prioritario e quale di backup, una connettività sostanzialmente completa che oltretutto si appoggia al cloud di Comelit e che quindi non richiede operazioni sul router di casa dei clienti. E con questo si conclude anche questo tutorial. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo tutorial.